Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Ancora incendi nella nostra regione, in particolare sul Monte Morrone, ma anche nel Pescarese. Ora si spera anche nella pioggia. Intanto il sottosegretario Mazzocca chiede anche di chiarire cosa ci sia dietro molti roghi dolosi. Paolo Renzetti. Sottosegretario Mazzocca, emergenza incendi nella nostra regione, situazione al momento stazionaria anche se si aspetta la pioggia sperando che possano calare anche le temperature. Beh, in alcune parti dell'Abruzzo la pioggia è già arrivata come in Marsica e quindi sul fronte degli incendi ancora attivi lì, tipo quello di Luco de Marsi, dovrebbe migliorare sensibilmente la situazione. Mentre invece sul Morrone quest'oggi, in aggiunta ai due canadair che hanno operato e stanno operando stamattina, nel pomeriggio dovrebbero arrivare altri tre, più l'elicottero Ericsson, e quindi credo che oggi possa definirsi la giornata cruciale, insomma, per l'incendio sul Morrone. Quella sul Morrone resta comunque una situazione molto difficile e complicata. Sì, è più complicata di quella del Gran Sasso. Credo che, insomma, ecco, il tema della genesi di questi incendi, che ormai stanno devastando l'Italia e quindi anche l'Abruzzo, vada adeguatamente approfondito, non solo da parte dell'autorità giudiziaria ma anche da parte nostra, per capire un po' quali sono state le motivazioni che hanno scatenato questa tragedia. Nelle ultime ore sono tornati anche degli incendi in provincia di Pescara. Sì, però è una situazione diciamo, tipica di tutta l'Abruzzo, non è che si discosta questa provincia dall'altra. Ripeto, la situazione che non è nemmeno più definibile eccezionale, una situazione che genera, proprio alla luce del fatto che la stragrande maggioranza di questi incendi hanno origine dolosa, genera evidentemente da motivazioni che dobbiamo ancora approfondire. È un vasto incendio ha interessato dalle prime ore di stamani la zona di Colle della Civetta di Torre dei Passeri nel Pescarese, dove il rogo ha percorso una cinquantina di ettari di sterpaglie. Al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Pescara e del distaccamento di Alanno. Dopo diverse ore i vigili sono riusciti a domare le fiamme tenendole lontane da alcune case. Stamani si sta procedendo alla bonifica dell'area. Nella serata di ieri, sempre in Val Pescara, era stato domato un altro incendio nella zona di Serra Monacesca. Non si conoscono le cause del rogo. Le previsioni di piogge nelle prossime ore potrebbero portare ad un miglioramento della situazione. E poi ancora resta sotto osservazione, ma è ormai fuori pericolo, il volontario della Protezione Civile ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale dell'Aquila, dopo essere stato ferito mentre con altre persone era impegnato a cercare di spegnere l'incendio scoppiato al Morrone. Da ieri sera, fa sapere la ASL 1, il paziente, seguito nel reparto di rianimazione diretto da Franco Marinangeli, non è più in prognosi riservata e non è più intubato. Il volontario è vigile e cosciente e respira autonomamente. Non appena ci saranno le condizioni, il paziente, che ha riportato lesioni al viso, sarà trasferito al reparto maxillofacciale per essere operato. E ora cambiamo decisamente pagina. Il senatore Razzi a metà settembre sarà in Corea del Nord. La visita, annuncia su Facebook, potrebbe essere una occasione di mediazione per cercare una distensione dei rapporti tra il regime di Kim e gli Stati Uniti di Donald Trump. Il servizio di Alfredo Primante. Parte dall'Abruzzo e dalla spiaggia di Pescara il tentativo di mediazione internazionale per risolvere la crisi tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti e il Giappone. Il senatore Antonio Razzi, grande amico dei nordcoreani, si propone come mediatore nella sua prossima visita a Pyongyang, che si terrà a metà settembre. Il segretario della Commissione Affari Esteri del Senato ha lanciato la sua proposta su Facebook con un video in cui mette in dubbio anche il fatto che il missile che ha sorvolato il Giappone, ennesima provocazione del regime nordcoreano alla
comunità internazionale, non sia stato avvistato dai sistemi globali di controllo. L'esperimento balistico ordinato da Kim Jong-un ha scatenato l'ira di Washington, con il presidente americano Donald Trump che si è detto pronto a valutare anche azioni militari. Razzi invita le parti a dialogare, a partire dalla sua prossima visita in Nord Corea. In questi giorni non si parla altro che della Corea del Nord. È sul nuovo missile che ha sorvolato persino il Giappone, 2800 km, senza che nessuno ha visto niente. Mi sembra una cosa incredibile, visto la nuova tecnologia di oggi che si controlla tutto, e come mai non c'è stato questo controllo di questo missile. Chiaro che io sono contrario a questi esperimenti, a questi lanci, però sono anche favorevole al dialogo. Io penso che bisogna dialogare e parlare con il presidente Kim Jong-un e sicuramente anche col presidente Trump. Io sono stato invitato il 21 di settembre, dal 21 al 26, a delle manifestazioni lì a Pyongyang. Ho dato la mia disponibilità di rappresentare eventualmente l'Italia o addirittura gli Stati Uniti d'America per un messaggio di pace e di dialogo con Kim Jong-un. Sono allora completamente a disposizione, altrimenti io vado tranquillamente, vado per mio conto, ma non posso parlare di altro, diciamo, di quello che loro mi diranno. Se mi diranno qualcosa sono disponibile per la pace e per la risoluzione di tutta la pace nel mondo. Grazie. Una rappresentanza della SAI, l'Associazione Scuole Sicure Abruzzo Italia, ha incontrato questa mattina il presidente della regione Luciano D'Alfonso per fare il punto della situazione sullo stato degli edifici scolastici a pochi giorni dal suono della prima campanella. Il servizio di Paolo Renzetti. Noi siamo venuti come ASSAI, Associazione Scuole Sicure Abruzzo Italia. Abbiamo parlato di tutte e quattro le province, perciò Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila, e abbiamo fatto delle proposte che sono state accettate, ovvero l'inclusione nei progetti e nella condivisione di quello che sta avvenendo in tutti i piccoli comuni, perché pensiamo che includendo le idee dei cittadini, comunque facendo una partecipazione attiva in quello che si sta realizzando, innanzitutto ci sarà trasparenza di costi, di tempi, di idee, e con la partecipazione ci sarà anche più voglia di andare avanti, di collaborare, di rispettare magari le piccole problematiche e superarle assieme. Questo per noi è molto importante, ed è molto importante che anche quando si agisce in emergenza non si sprechino ulteriori soldi. Ci sono delle soluzioni alternative. A Teramo si è scelto di utilizzare dei MUSP, ma noi nello stesso posto avevamo il progetto già verificato di un polo costruito in modo modulare, per cui non sarebbe stato il caso magari di mettere i moduli e non i MUSP? È questo che stiamo cercando, soluzioni per non perdere più altri soldi. A 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, qual è la situazione in generale e quali sono le criticità? Le criticità sono quelle di far rientrare consapevolmente chi ha l'indice, inconsapevolmente chi non li ha, i figli in strutture che sappiamo non essere sicure. Lo scorso anno sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per i lavori fatti insomma urgenza dopo i terremoti. Ciò vuol dire che in quelle scuole qualcosa è successo durante i terremoti. Non abbiamo fortunatamente avuto danni perché le scuole erano chiuse, ma ci chiediamo se quest'anno, speriamo di no, dovesse riaccadere, siamo certi che questa volta ci andrebbe bene allo stesso modo? E a pochi giorni dalla ripresa dell'anno scolastico, Comune e Provincia dell'Aquila adottano una soluzione per gli studenti del liceo, dal momento che la vecchia sede è in parte inagibile. Si divideranno tra la vecchia sede e le scuole di Acquasanta. La provincia però insiste sulla ricostruzione in toto delle scuole danneggiate dal sisma. Daniela Rosone. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, ecco la soluzione per gli studenti del liceo Cotugno, che saranno divisi tra la sede di via Leonardo De Vinci, di cui tanto si è parlato, e il polo d'Acquasanta. La decisione, al termine di una riunione presso il Comune dell'Aquila, alla presenza del presidente della provincia Angelo Caruso, del consigliere provinciale Vincenzo Calvisi, aquilano, che ha la delega alle scuole, del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Una riunione per cercare di sistemare al meglio gli alunni del Cotugno e garantire così la normale ripresa delle attività scolastiche per il prossimo anno scolastico 2017-2018, cercando di rendere minori i disagi per tutti.
Lo schema previsto ovviamente sarà formalizzato con un decreto di presidenza provinciale e sarà condiviso anche con i dirigenti scolastici interessati dai cambiamenti, ma la dislocazione sarà la seguente. 18 aule utilizzabili presso lo stesso convitto nazionale Cotugno, presenti al piano terra, nonché le aule presenti al primo piano, raggiungibili mediante un percorso diverso da quello delle rampe che non sono agibili, e poi 30 ulteriori aule che saranno reperite presso il polo scolastico di Via Acquasanta. Questo incontro segue un altro tavolo tecnico che si è svolto il 30 agosto tra il consigliere provinciale Vincenzo Calvisi e l'assessore del comune dell'Aquila Carla Mannetti, inerente dunque alle nuove esigenze di mobilità studentesca. Il presidente della provincia Caruso ovviamente sta incontrando anche i dirigenti scolastici interessati e ha messo a disposizione tutto il personale tecnico provinciale per le verifiche tecniche e per le prove di evacuazione che si rendessero ulteriormente necessarie e ha reso noto anche di essersi attivato già con la Regione Abruzzo e l'azienda regionale attività produttive per avere in disponibilità anche la sede dell'ex Optimes. È l'obiettivo dell'amministrazione provinciale, infatti, dopo le verifiche tecniche e necessari lavori di adeguamento, farne una struttura strategica territoriale nella quale far ruotare la popolazione scolastica proveniente dagli edifici oggetto di vari interventi nel corso degli anni. L'obiettivo di lungo periodo, che è stato condiviso anche con il sindaco Pierluigi Biondi e che sarà oggetto di una prossima programmazione, è quello infatti della ricostruzione ex novo di tutte le sedi di competenza provinciale. Si è deciso anche di istituire un tavolo permanente tra provincia, comune, ufficio scolastico provinciale e regionale per dare così piena attuazione al piano pluriennale da presentare al CIP entro l'anno per ricostruire le scuole danneggiate dal sisma per un importo complessivo che sarà di 80 milioni di euro. La crisi idrica nel Vastese al momento viene arginata dal fiume Trigno, nonostante da domenica scorsa l'acqua della diga di Chiauci abbia raggiunto livelli tali da non poter essere più prelevata. Il fiume fornisce 170 litri al secondo, sufficienti per uso civile e industriale, in particolare per San Salvo Marina, Montenero di Bisaccia e Vasto Marina. I dati sono stati forniti ieri in un vertice in prefettura a Chieti. Vertice in prefettura a Chieti per fare il punto sull'emergenza idrica del Vastese. La situazione è sotto controllo, dicono Franco Amicone, commissario del Consorzio di Bonifica Sud, e Giuseppe Cellucci, amministratore di ARAP Servizi. Il confronto è servito ad allestire un piano di misure eccezionali per far fronte ad eventuali nuove esigenze, con autobotti dalle vasche di Mozzagrogna per 115 viaggi. 72 carichi sarebbero necessari per la sola Pilkington di San Salvo, che altrimenti si troverebbe costretta a fermare la produzione. In estrema analisi, per uso potabile è stato preventivato anche l'intervento dell'esercito. Sul fronte dell'agricoltura è stato detto al momento l'emergenza idrica non esiste. Riusciamo ancora a erogare attraverso la disponibilità che convoglia il fiume 160-170 litri secondo e quindi questo ci permette di soddisfare quella che è la domanda dell'ARAP per usi potabili e industriali. Le vasche gestite da ARAP Servizi sono colme fino all'orlo, sono 62.000 metri cubi e ci consentono una certa autonomia se gestite in un determinato modo. Non bisogna tuttavia allarmare, in quanto la situazione è sotto il monitoraggio e controllo dei vari organi interessati. Noi da sindaci, io da sindaco, chiederò e chiedo investimenti, ovvero chiedo il potenziamento della diga di Chiauci, chiedo che la provincia di Chieti si doti di un potabilizzatore che riesca finalmente a dotare la comunità vastese e le città del giusto fabbisogno idrico di cui necessita. E ora torniamo a Pescara, dove la riqualificazione delle aree di risulta finisce nel mirino dei consiglieri comunali di opposizione di Pescara e del consigliere regionale Lorenzo Sospiri. I consiglieri si chiedono come sia stato possibile redigere uno studio preliminare in contrasto con i principi della direttiva europea. Vediamo. Si parla di aree di risulta, delle osservazioni al comitato via. Antonelli, qual è la posizione del centrodestra? Fortemente critica, perché come evidenziamo nelle osservazioni che abbiamo presentato al comitato per la valutazione impatto ambientale, manca completamente il progetto, cioè manca il presupposto su cui la legge fonda ogni ulteriore attività, per cui la prima
questione che poniamo al Comitato è che tutta la documentazione debba essere in qualche modo rinviata al Comune, che deve ricominciare da capo. Sostanzialmente riteniamo che Alessandrini e i suoi abbiano combinato l'ennesimo pasticcio amministrativo, perché fanno fatica anche a leggere in modo chiaro e netto una norma che invece chiara e netta lo è. Qual è la proposta del centrodestra per la destinazione d'uso delle aree di risulta, un problema di cui a Pescara si dibatte da decenni? Ma è evidente che quell'area ha una vocazione sicuramente di supporto, di sostegno al centro commerciale naturale. Noi abbiamo realizzato il ponte Flaiano, che ha la funzione di garantire un veloce transito delle auto verso il parcheggio centrale, quindi innanzitutto raddoppiare il numero dei posti a disposizione. In questo momento il progetto è del tutto insufficiente da questo punto di vista, e poi garantire una serie di funzioni pubbliche che in qualche modo facciano diventare quell'area il riferimento della città, ma anche un biglietto da visita per tutti coloro i quali arrivano a Pescara. Ci pare che le idee progettuali buttate giù da Alessandrini e dalla sua amministrazione siano assolutamente insufficienti sotto ogni profilo. Contratti di laboratorio analisi ASL dell'Aquila, la Corte dei Conti chiede 3 milioni all'ex manager Silveri e ad altri che all'epoca rivestivano dei ruoli in seno alla ASL. Vediamo. La Procura regionale della Corte dei Conti ha citato in giudizio l'ex direttore generale dell'ASL dell'Aquila Giancarlo Silveri, l'allora direttore amministrativo Silvia Cavalli, l'allora direttore sanitario Libero Colitti, il dirigente del servizio acquisti dell'epoca Fabrizio Andreassi e il responsabile del procedimento Massimo Pezzopane. La motivazione è l'illegittima rinegoziazione da parte dell'ASL provinciale aquilana del contratto di fornitura di materiali di consumo per i laboratori di analisi dell'Aquila e Avezzano, senza che fosse espletata la relativa gara. L'ultima, infatti, risale al 1997. A svolgere le indagini sono stati i carabinieri, a seguito di un esposto presentato nel 2013. Il vice procuratore ha chiesto la condanna dei cinque al pagamento, in favore della Regione Abruzzo, di oltre 3 milioni di euro, pari al presunto danno erariale dunque causato dal provvedimento. Secondo però il legale dei cinque, Lazzari, sono errati i calcoli dei carabinieri, che nella relazione avrebbero, secondo il legale, fatto errori di tipo aritmetico. Secondo l'accusa, invece, Silveri dispose la rinegoziazione del contratto con la Abbott SRL di Roma, fornitrice di reagenti per i laboratori analisi, estendendo il servizio ai laboratori di Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro, precedentemente non contemplati, per un valore annuo di 2,5 milioni di euro e per un totale nel biennio di 5 milioni. Per i carabinieri, inoltre, se l'azienda avesse portato avanti una procedura concorsuale, avrebbe risparmiato ben 3 milioni di euro, e di qui questa richiesta. Tanti adulti, ma soprattutto tanti bambini per la fiera di Sant'Egidio a Lanciano. Come vuole la tradizione, c'è stato l'acquisto delle campanelle da regalare ai propri cari, e domenica ci sarà l'appuntamento con il Mastro Giurato. Lo scampanellio che accompagna il 31 agosto lancianese è una tradizione che resiste tra forme, oggetti e soprattutto suoni che caratterizzano Piazza Plebiscito e Corso Trento e Trieste. È la festa della campanella, o festa del giocattolo, come amano chiamarla i bambini, che in questo giorno ricevono come tradizione un dono. Una volta in terracotta, oggi giocattoli più moderni, ma è la campanella la grande protagonista, con le coppie di fidanzati o innamorati che si scambiano campanelle in segno del proprio amore. Da un po' di tempo che non riuscivo ad essere a Lanciano in questo giorno, ma quest'anno non potevo mancare per la sua prima campanella, quindi il valore della tradizione va portato avanti fin da quando sono così piccoli. Già l'hai scelta la campanella? Penso di andare sul classico, le classiche campanelle di Sant'Egidio, magari con il suo nome sopra. Campanelle tradizionali, ma anche campanelle molto particolari. Queste, per esempio? Sì, queste sono campanelle particolari realizzate con i sassi, assemblati e dipinti interamente a mano da me. Quindi insomma, l'evoluzione della campanella. Sì, sì. E la gente che dice? Che sono carine e che sono diverse dalle altre. Facciamole suonare. La sera ogni anno ve la scambiate la campanella? Ce la scambiamo, sì. Abbiamo la casa invasa da campanelle e viva la campanella! Da quando siete fidanzati, immagino? Da quando siamo fidanzati, sì, ma ne ho anche altre, collezionate nel corso dei secoli, ma non da altri fidanzati, Da amici, amiche.
Apriamo ora la pagina dello sport, ultimo giorno di mercato senza il botto per il Pescara, che ha comunque formalizzato una importante operazione con la Juventus. I gioiellini Nando Del Sole e Filippo Dell'Icari sono due nuovi giocatori bianconeri. Dell'Icari va subito a Torino, mentre Del Sole resta in prestito a Pescara per questa stagione. Tra gli esuberi trova sistemazione il solo Alessandro Bruno, che firma per il Livorno. Vediamo. È stata l'operazione con la Juventus a contraddistinguere le ultime ore del calciomercato del Pescara. Protagonisti due prospetti, Nando Del Sole e Filippo Dell'Icari. Una trattativa lampo, nata di fatto con una telefonata del DS bianconero Fabio Paratici, che da mesi comunque monitorava i due gioiellini del Delfino, e formalizzata ieri pomeriggio. Nelle casse del Pescara finiranno 2 milioni di euro, conditi da alcune contropartite tecniche. In particolare il difensore Filippo Dell'Icari, figlio dell'ex DS biancazzurro Daniele, approda subito in bianconero. L'esterno Nando Del Sole ha sottoscritto un contratto di 4 anni con la Juventus, ma resterà in riva all'Adriatico in prestito per questa stagione. Dal club bianconero arrivano a titolo definitivo il centrocampista classe 98 Federic Canutè, l'attaccante classe 99 Simone Mancini e il centrocampista classe 2000 Marco Camilleri. Sempre ieri è stata formalizzata la cessione di Alessandro Bruno, che è sceso di categoria e ha firmato per il Livorno. Si tratta dell'unico esubero sistemato, visto che non hanno trovato accordi per una cessione i vari Rossi, Forte, Milicevic e Selasi. Restano in biancazzurro anche i difensori Bovo e Fornasier, il centrocampista Brugman e l'esterno Benalì. Ecco perché non ci sono state operazioni salienti in entrata, né sul fronte centrale di difesa né sul fronte terzino, con Petar Golubovic lasciato andare a Novara dopo il ritorno di Balzano. Ha fatto rumore la permanenza di Zampano per le parole al veleno pronunciate dall'agente del terzino genovese, Mario Giuffredi. Sebastiani deve fare pace con il proprio cervello, ha dichiarato Giuffredi a Tutto Mercato Web. Per 2 mesi ha detto che Zampano non era in uscita, poi ha detto che se fosse arrivata un'offerta da 4 milioni lo avrebbe ceduto. Lui, ha proseguito l'agente, non è in grado di fare il prezzo perché non ha le competenze tecniche per fare valutazioni. Così, con la chiusura del mercato, la parola ora passa definitivamente al campo. Il Pescara continua a preparare la trasferta di Perugia. Nell'amichevole di ieri a Vasto, Zeman ha dato spazio tra gli altri a Elisalde, Campagnaro e Baez, e ha constatato la voglia di gol di Simone Andrea Ganz, autore di tutti e 4 i gol biancazzurri. 1-4 il risultato finale. L'ex lariano dunque risponde alla tripletta di Pettinari, che è comunque destinato ad essere confermato titolare nel match del Curi. Questa mattina la penultima seduta settimanale, domattina la rifinitura prima della partenza per l'Umbria. La gara sarà diretta da Aureliano di Bologna. In Serie C sono state riuscite a caratterizzare le ultime ore del mercato del Teramo. Tutti i giocatori in esubero in pratica hanno lasciato il club. Particolarmente laboriosa la trattativa che ha portato in extremis l'attaccante Marco Sansovini a firmare con la Fermana. Risolti i contratti con Scipioni, Imparato, Carraro, Placido. La giornata di ieri è stata anche segnata dalla divergenza di opinioni tra il presidente Campitelli ed il DS Repetto, che è ripartito in anticipo da Milano. Nei prossimi giorni atteso un chiarimento tra le parti. Intanto ascoltiamo il giovane difensore Pietrantonio. Soddisfatto della tua prestazione? Sì, sì, comunque è stato il mio esordio in Serie C. Sicuramente posso fare meglio, continuare a migliorare ascoltando le direttive del mister. Sono orgoglioso di aver vestito la maglia per la prima volta e orgoglioso di essere sceso in campo tra i titolari, e sperando di essere confermato. A me piace molto offendere, certo poi devono esserci le condizioni giuste per farlo e dipende anche dalla partita. Credo di avere delle buone caratteristiche anche difensive e di dare delle garanzie al mister anche a livello difensivo. Ma guarda, io credo che comunque il turno di riposo debbano affrontarlo tutti, quindi per quello che mi riguarda non mi dà tanti problemi. Poi certo che è ovvio che il mister voleva giocare anche domenica, però il calendario è questo, cerchiamo di adattarci. Secondo me potrebbe essere un campionato imprevedibile anche per quanto riguarda la nostra squadra. E ci sono appunto delle squadre molto forti come il Vicenza, che andremo ad affrontare domenica. Comunque ogni partita cercano di vincerla, e magari delle squadre che, pur non essendo una delle migliori, magari possono fare ottimi campionati.
Scendiamo ora in Serie D. Dopo un'estate particolarmente tribolata, l'Aquila Calcio è pronta ad affrontare il campionato di Serie D e domenica debutterà al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia contro il Monticelli. Intanto la squadra è stata presentata in comune. Germana Dorazio. Con una rosa composta da Alessandro Farroni tra i pali, Marco Boninsegni, Luigi Boucher, Claudio Caffiero, Adriano Esposito, Nicola Sabedoi Ibojo, Niccolò Pupeschi e Ferdinando Sieno in difesa con Leonardo Brenci, Lorenzo Ranelli, Alessandro Steri a centrocampo e Michele Boldrini, Andrea De Iulis, Ettore Padovani e Umar Soh con Nicolò Valenti in attacco, si prepara l'Aquila Calcio per la sua stagione 2017-2018 che partirà domenica prossima. A Tonino Ranucci, l'amministratore, Fabio Aureli, il direttore generale, è andata la fiducia dei nuovi vertici societari dell'Aquila Calcio in occasione della presentazione della squadra. Abbiamo ascoltato sia Ranucci sia Aureli, abbiamo ascoltato anche i tifosi. Noi vogliamo capire noi e verificare noi sul campo, come si dice, quello che riusciamo a fare insieme. Noi per adesso abbiamo piena fiducia sia Ranucci che Fabio Aureli. Un clima meno polemico, in cui ci si basi sui fatti e non sulle illazioni, spesso fomentate dalla stampa per costruire la notizia a tutti i costi, è lo spirito auspicato nel corso della presentazione dalla nuova società. Grande fiducia è riposta nei soci uscenti per il sanamento delle pendenze. I vecchi soci si sono presi l'impegno di poter concludere nei primi 15-20 giorni di settembre, dopodiché... Insomma, l'Aquila Calcio si affaccia al nuovo campionato di Serie D, che partirà appunto domenica prossima, con la fiducia nella nuova stagione. Sarebbe opportuno riportare gente in curva, dice il mister riconfermato Pierfrancesco Battistini. Affiancato da Donato Laraspata, allenatore in secondo, Massimo Vernacotola, preparatore dei portieri e Maurizio Ianni come direttore tecnico. Anche questo campionato ricomincia per l'Aquila Calcio, che nella scorsa stagione ha vissuto diversi momenti di grande crisi. Ancora salva grazie all'impegno di alcuni imprenditori che investiranno risorse troppo spesso proprie e sottratte alle attività lavorative. La tifoseria è importante, ma lo è ancor più sistemare i conti e pagare i fornitori, per consentire poi alla squadra di disputare un campionato sereno in cui si pensi solo allo sport e non alle facili chiacchiere da bar, fatte essenzialmente da chi parla facile senza metter mano al portafogli. Sempre la Serie D, l'annuncio è arrivato nel corso della presentazione in piazza della squadra. Nando Ruffini, il nuovo club manager del Francavilla, accordo trovato subito con il presidente Candeloro. Ruffini lascia l'organizzazione del Pescara dopo 16 anni. Nando Ruffini, inizia una nuova esperienza per lei all'interno del Francavilla Calcio con la nuova proprietà Candeloro, figura di club manager ma in realtà supervisione di tutto l'aspetto tecnico che riguarda il Francavilla. Sì, ho avuto modo, come ho detto a qualche tuo collega, ho avuto modo di conoscere questa figura, questo presidente di cui mi avevano parlato bene. Sono rimasto molto contento di aver avuto il piacere di conoscerlo e ho impiegato 2 minuti a dirgli subito di sì, a prescindere dalla categoria, che per me non è assolutamente un problema. Tanti anni di esperienza in seno alla Pescara Calcio, cosa porta Nando Ruffini al Francavilla? Hai detto bene, molta umiltà e grande esperienza e grande passione. È una squadra che può ricoprire quale ruolo in questo campionato? Guarda, io non la conosco, conosco qualche ragazzo che fa parte della squadra. La campagna acquisti, diciamo che è quasi completamente finita. Da domenica comincio a seguire la squadra in casa e fuori per avere un'idea di quelle che possono essere gli obiettivi della squadra stessa. C'è qualche sassolino da togliersi? Assolutissimamente no. Io ringrazio la società, ovviamente il Pescara, dove ho lavorato 16 anni. Abbiamo fatto negli ultimi 5 anni un lavoro straordinario
e quando domenica con il Foggia, Perrotta, Koulibaly e Del Sole, tre prodotti nostri, sono titolari, per noi che facevamo il settore giovanile è stata una grandissima soddisfazione e auguro appunto alla società tutte le migliori fortune. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento più tardi alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.